E questo viaggio lo vorrei cominciare dal primo album. Quindi se ti andasse di raccontarcelo, perché... Beh, come siamo arrivati al primo album? Come siete arrivati al primo allora, album? Allora, beh, noi dunque eravamo un gruppo punk e avevamo visto quelli che ci avevano preceduto, i Sex Pistols, che avevano fatto un singolo che si chiamava God Save the Queen. Quindi insomma erano andati da bravi inglesi a colpire esattamente il potere, avevano scandalizzato, avevano colpito il potere con un atto totalmente rivoluzionario. Allora la mia diagnosi era questa: chi era il potere in Italia? Andreotti? Tutti i sabati c'era un corteo a Milano contro Andreotti o la DC, non era, non sarebbe stata una novità. Tutti i giovani andavano e parlavano male della DC o del governo. Quindi ho pensato, chi è il vero potere a Milano? A Milano il vero potere era la sinistra extraparlamentare. Insomma, io ero in un liceo dove si studiava, non so, filosofia, arrivavi a Kant, non parlavi di Nietzsche, Schopenhauer, eccetera, eccetera, e arrivavi direttamente a Carlo Marx. Quindi letteratura, saltavi, arrivavi a Foscolo, ma neanche tanto volentieri, ti immergevi nel Verga perché comunque difendeva la classe proletaria, dimenticavi Marinetti, D'Annunzio e ti buttavi a corpo morto a leggere le lettere di Gramsci. Quindi il potere era quello. A questo si aggiunge il fatto che del punk non si sapeva nulla, si sapeva solo che avevano i capelli corti, si vestivano di nero, non avevano la barba come Guccini e non suonavano come gli Intillimani. Quindi erano fascisti. Allora io pensai, c'era una discoteca sotto alla casa di un mio amico che aveva un terrazzino che dava su questa discoteca. Allora abbiamo fatto una serie di manifesti con scritto concerto punk con i Decibel, discoteca piccola Broadway, ignara, il padrone della discoteca, poverino, non sapeva nulla. E naturalmente nella notte, qualche notte prima della data, che era il 4 ottobre del 77, siamo andati a attaccare i manifesti, nella notte, io personalmente con gli altri. E naturalmente siamo andati ad attaccarli vicino alle sedi dell'AMPI, nei licei caldi, nei centri sociali, cioè li abbiamo proprio attirati. Così, quando c'è stato il giorno della sera di questo concerto, arrivano, è un po' il censimento del punk, quindi arrivano 200-250 punk, anche un po' pittoreschi, perché ancora non era chiaro nulla, da tutta la Lombardia. E ovviamente, come io avevo previsto, è arrivato il corteo del comitato antifascista di Corso Buenos Aires, l'AMPI di Corso Buenos Aires, lotta continua, si sono menati. E il giorno dopo, e noi non eravamo assolutamente sconosciuti, il giorno dopo in pagina nazionale tutti i quotidiani scrivevano scontri al concerto dei Decibel. E questo accadeva il 4 ottobre, i primi di dicembre noi eravamo nello studio più bello d'Europa, al Castello di Carimate, a registrare il primo album. Questo però ci fa capire che ci vuole sì il talento e il genio musicale, ma anche in qualche modo il senso di una provocazione innato. Sì, no, ricorre... a capire qual era il potere, sì. Il vero potere da provocare, l'intuizione fu quella. Ma anche capire come manipolare, al di là del vero potere, capire perfettamente, aver benissimo chiaro i meccanismi che muovono tanto il giornalismo, che da allora non mi sembrano molto cambiati, quanto questo tipo di dinamiche. Sì, era un mondo un po' ottuso, cioè era un mondo assolutamente dogmatico, per cui era abbastanza facile farli impazzire. Beh, è anche vero che allora, per parlare di musica, il punk fu una sferzata per tutti, perché prima del punk c'era una musica molto complicata, quello che oggi viene ricordato come progressive. Quindi c'erano gli Yes, c'era Emerson, Lake & Palmer, c'erano i Genesi, tutta gente bravissima, 10 tastiere, chitarra, 2 manici,
freschi di conservatorio. Quindi la sensazione che avevano i ragazzi della mia generazione era quella: io non ce la farò mai a suonare il pianoforte come Keith Emerson o la chitarra come Steve Hackett dei Genesis. E c'era bisogno di qualcosa che convogliasse la nostra energia. Io andavo appena potevo, andavo a Londra. E a Londra c'era gente che aveva superato questo problema. Abbiamo energia, abbiamo cose da dire, abbiamo rabbia, abbiamo una linea editoriale precisa. Ed erano però i Clash, i Sex Pistols, i Damned, gli Stranglers, eccetera. Quindi la sferzata fu quella. Poi è anche vero che il punk come genere erano 3-4 accordi maggiori, non poteva durare una vita. Però se guardiamo nel mondo, quanti nati col punk hanno fatto strade diverse? Pensa a Patti Smith, poetessa del rock. Pensa a Joe Jackson, jazzista. Elvis Costello, Sting, gli Ultravox. Cioè, ci sono stati tantissimi artisti che sono partiti da quei 4 accordi maggiori e poi hanno trovato una dimensione molto più articolata. E quindi la dimensione più articolata passa da Contessa, penso a Vivo da Re. Sì. E Vivo da Re anche in un certo modo, come scrivi nel libro, anticipa, no? Suggerisce un po' la tua ambizione. Ma sì, Vivo da Re è un pezzo strano, perché intanto erano due canzoni, una di Silvio Capece e una mia. Le abbiamo fuse, io ho scritto un testo, ma prima Vivo da Re nasce prima del primo album dei Decibel, poi viene ripresa nel... ed era la storia di una rockstar, però io avevo 18 anni, quindi non sapevo bene, era quello che avevo sentito dire, con un artificio che non ho inventato io, la rockstar che può avere tutte le donne del mondo tranne quella che ama veramente. E quindi scrissi una canzone su questo stereotipo, insomma, per rockstar quale io non ero in quel momento.